Ho deciso di candidarmi sindaco a Taranto col movimento Taranto Senza Ilva per valorizzare le bellezze, le risorse naturali del territorio. Una ricchezza infinita, quella di cui godiamo e che purtroppo non è mai stata adeguatamente sfruttata. Quindi stiamo facendo un giro appunto per la città, per le periferie, per evidenziare questo oro che abbiamo. Ho al mio fianco quest'oggi la dottoressa, la professoressa Giovanna Bonivento, archeologa, guida turistica, presidente della vecchia Proloco di Lama, e siamo appunto a Lama, zona via Girasoli, e vogliamo mostrarvi una situazione davvero incancrenita da anni, da decenni. Assistiamo appunto all'erosione delle coste, allo sprofondamento appunto di tutta l'area, un'area in cui peraltro non c'è neanche segnaletica, la carreggiata si è ristretta. Ecco, professoressa Bonivento, lei si occupa di bellezze del territorio, da quelle storiche a quelle paesaggistiche, a quelle ambientali. Certamente vedere una situazione del genere in cui vi sono una serie di responsabilità comuni, perché qui dovrebbe essere convocata una conferenza di servizi che veda protagonisti, attori, gli enti, regione, comune e provincia, ma in particolar modo il comune, perché parliamo di un'area che insiste sul comune di Taranto. Le sue valutazioni, le sue idee, i suoi progetti. Intanto, alla luce delle esperienze già fatte, posso dire che c'è stata una miglioria per quanto riguarda la situazione di sversamenti, materiale diciamo di risulta, perché quando ho iniziato nel 96-97 la costa che noi stiamo vedendo adesso era un insieme di montagnole di materiale di risulta. Quando veniva edificata la nuova Taranto, qui arrivavano i camion e sversavano materiale edile. Gli stessi abitanti, purtroppo, del territorio, visti con i miei occhi, arrivavano coi camioncini con il materiale tagliato. Evidentemente i controlli delle forze dell'ordine hanno fatto il loro corso e il fenomeno si è quantomeno ridotto di parecchio. No, non è stato il controllo delle forze dell'ordine, è stata una grande volontà a livello proprio privato dell'associazione che mi onoro di avere fondato con i cittadini, che hanno cominciato a fare le giornate ecologiche insieme alla Protezione Civile, a coinvolgere comunque anche la AMIU che ha dato una grande mano. Voglio dire, c'è stata una sinergia. Andiamo proprio al problema attuale, questo sprofondamento dell'area, questa erosione delle coste. È una situazione di pericolo che negli anni peggiorerà all'infinito. Ma qui si tratta veramente di avere davanti una situazione, posso dire, naturale, in quanto il mare fa il suo mestiere, che è quello di erodere la scogliera. Quando però si vede che questa situazione è pericolosa, bisogna intervenire anche a livello, direi, scientifico, coinvolgendo per esempio anche l'università che si occupa di erosione marina, coinvolgendo vari geologi, insomma, sì, soggetti preposti, esperti del settore in geologia e quant'altro. Esatto, perché non è una situazione che è nata questa dall'incuria, è una situazione naturale, per cui se noi vogliamo valorizzare dal punto di vista culturale, ambientale, turistico, Taranto, perché noi qui siamo a Taranto, non siamo fuori Taranto. Lama è una frazione di Taranto che soddisfa le esigenze estive dei tarantini, per cui valorizzare questa strada significa dare una boccata d'ossigeno alla stessa cittadinanza. Altro aspetto inerente alla sicurezza è
e qui c'è ovviamente la responsabilità dell'amministrazione comunale, dell'uscente e anche delle precedenti, non si è mai vista segnaletica. È un fatto gravissimo, per la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti è un fatto inaudito. Allora, la strada via Girasole è una strada attualmente a percorrenza pubblica, veicoli eccetera, ma l'acquisizione in proprietà dalla parte del Comune di Taranto non mi risulta sia stata ancora, diciamo, notificata con atto notarile, per cui come qui ci sono vari suoli dipendenti da vari proprietari, anche la strada stessa ha avuto varie proprietà. È un grossissimo problema. Ecco, però mi perdoni, c'è questa situazione. È una strada pubblica di fatto, cioè anche se di proprietà privata, di uso pubblico, quindi ovviamente l'ente deve provvedere, perché è di uso pubblico. Se fosse una strada privata interdetta agli altri ma ristretta solo ai proprietari sarebbe un conto, ma qui può passare chiunque, quindi l'ente comune ha il dovere di intervenire. Dottor Abate, lei sta toccando un tasto molto importante che non riguarda solo l'AMA ma riguarda anche Talsano, San Vito, che è quello dell'acquisizione delle strade di pubblica utilità. Ora occorrerebbe fare una verifica per vedere se è stata acquisita la via Girasoli con un atto notarile dal comune? Io penso di sì, ma qualora fosse affermativa la risposta, ecco che è ancora più necessario l'intervento, perché qui manca la fogna, ancora non c'è, manca, oltre alla fogna, manca tutta la segnaletica, come avete detto prima, e manca anche il controllo sulla sicurezza del territorio. Qui noi abbiamo i turisti che vengono comunque l'estate affascinati dal mare, ma non si può continuare così. Ci vuole un intervento tra istituzioni, direi anche a livello regionale, insomma. E io ho deciso di candidarmi sindaco perché voglio scrivere una storia diversa per Taranto, una storia di vita. Quando parlo di chiusura dell'Ilva, ne parlo con cognizione di causa, perché signori, l'alternativa c'è, questo è l'oro che noi abbiamo, il ben di Dio. Altre città sanno valorizzare anche la semplice pietra, anche la semplice conchetta sul mare o su un lago. Noi invece viviamo da decenni purtroppo nell'abbandono. Un modo diverso di vivere la città, un modo diverso di gestirla. È questo il nostro obiettivo.